in studio. Io ho chiesto al ministro Patuanelli di restare ancora qualche minuto con noi, la libero subito, ministro, come promesso. Però le stavo chiedendo, siccome ci giravo intorno, gliela faccio ancora più dritta la domanda. Di Maio, in quanto capo politico, è responsabile di quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? Dovrebbe, ad esempio, dimettersi? Assolutamente no. Luigi Di Maio ha portato il Movimento 5 Stelle al governo, grazie al suo lavoro e al lavoro di una squadra di persone che hanno assieme a lui fatto 5 anni di grande opposizione in Parlamento. Governare crea sempre un problema di consenso perché si devono fare delle scelte. Certamente le scelte che il Movimento 5 Stelle ha dovuto fare sono state scelte anche importanti, però io ricordo che abbiamo fatto molto in un anno e mezzo di governo. Penso anche solo al reddito di cittadinanza, al di là di come uno la possa pensare rispetto a quella misura. Sì, lei dice che quella era una risposta ed è una risposta che chiara fatto. Che voi avete dato e che avevate promesso. È una risposta chiara, ma però è una a proposito del piccola, consenso e della difficoltà di governare, credo... ricordo a me stessa, perché credo che lei se lo ricordi molto bene e con sofferenza, che mentre governavate insieme alla Lega, la Lega cresceva e il Movimento 5 Stelle dimezzava i propri voti. Qui diciamo si può governare e guadagnare, governare e perdere. E quindi torno a farle la domanda di questo, qualcuno deve essere responsabile, perché se Salvini cresce e voi vi dimezzate, se il PD tiene e voi vi dimezzate, ma chi sì, è forse perché però mi scusi se mi permetto, forse perché le cose però le facevamo noi, mentre la Lega parlava soltanto alla pancia dei cittadini, ma di provvedimenti Lega io non ho visti tantissimi in un anno e mezzo di governo assieme. Questo senza voler rinnegare le cose che abbiamo fatto assieme, ma noi ci siamo fatti carico di responsabilità importanti per il Paese, varando provvedimenti importanti che hanno anche avuto molti effetti. Penso al decreto dignità, ma penso anche oggi la notizia della possibile fusione, quindi del board, dei due board di Peugeot e del gruppo FCA, che hanno messo in campo diciamo un processo di fusione che avrà un po' di tempo di sviluppo. Ricordo che quando abbiamo fatto il bonus malus sulle auto elettriche siamo stati molto molto criticati, però oggi sappiamo benissimo che i colossi delle automobili si stanno spostando verso il mercato elettrico, quindi abbiamo fatto un qualcosa che oggi ci viene chiesto di rinnovare, anzi di ampliare avete saputo guardare avanti come range di manovra. Senta, ministro...